Io sono Elisa e ho 26 anni. Io sono Tanaguay, 30 anni. Allora, la mia storia è un po' più complicata perché io sono nativa di Bucarest, poi i miei genitori sono venuti a vivere in Italia quando avevo 10 anni, quindi li ho raggiunti anche io, però io sono di Milano, cioè sono cresciuta a Milano. Ed è dal 2014 che vivo in Piemonte, Torino e poi Chivasso. Io ballavo già da quando avevo 6 anni e ho continuato anche la carriera agonistica a Milano, ho proseguito questa passione. Poi ho trovato il ballerino in Piemonte, quindi facevo un po' avanti e indietro da Milano a Chivasso, perché andavo alla Dance Bici Dance qui a Chivasso. Ballavo con questo ragazzo, dopodiché abbiamo ballato insieme per 6 anni alla ricerca di un nuovo ballerino. Io ormai abitavo a Chivasso da sola e ci siamo trovati noi, quindi lui mi ha raggiunto qui in Italia e abbiamo iniziato la carriera insieme. Io sono cresciuto in Istanbul, Turchia, sono turco. Io sono qua da 2 anni, in Chivasso, abito in Chivasso. Sono ballerino di danza latina e sono venuto qua per ballare. A me Chivasso piace tantissimo, è molto più di Milano, in quanto la trovo molto tranquilla, poi la trovo molto calda come città. Mi sono sempre trovata bene, anche quando facevo avanti e indietro da Milano a Chivasso, ogni volta che arrivavo a Chivasso mi piaceva molto anche l'ambiente, mi piaceva la città, e poi la scuola di ballo, essendo comunque secondo me la miglior scuola di ballo che c'è in Piemonte. E mi ha sempre dato l'impressione del no, non mi pesa andare a Chivasso perché mi piace quello che faccio, mi piace l'ambiente e mi piace anche la città. Anche a me piace tanto Chivasso, perché è calma, non ci sono tante gente. In Italia in generale a me piace, ho vissuto un anno in Bari, sono venuto da Istanbul, Istanbul che ci sono tante gente, ci sono 20 milioni di persone che ci provano a vivere insieme, e per quello che a me piace tanto Chivasso, molto calma, così. Io ho iniziato a 6 anni, ho iniziato perché diciamo mia madre mi ha un po' obbligato e non avevo proprio in mente a 6 anni di ballare, non sapevo neanche cosa fare da grande. Poi mia madre invece, lei non ha mai ballato ma ha sempre coltivato questa passione e anche prima di avermi diceva sempre se io avrò una figlia la farò ballare, diventerò una ballerina. E così è stato, mi sono innamorata del ballo quasi subito e da lì non ho mai più smesso. Quando io andavo all'università, quando studiavo in università, ho visto A una banda di Istanbul, penso. gruppo. A Istanbul studiavi università? Sì. International Relations. Sì, ho Ah, come studiato si relazioni dice? internazionali. Un 4 anni ho finito. E dopo facevo master in business administration. Sì, business management comunque. Poi però ho smesso a studiare in master perché sono venuto qua. E poi ho visto, quando studiavo in università, ho vissuto ballo di gruppo in università, danza latina, mi è piaciuta tante. E poi ho iniziato a ballare, io ballo da 10 anni. Così, e dopo ho diventato campionato del Turco, Turchia, dopo 4 anni, prima di iniziare. Però faccio solo un appunto perché lui ha iniziato le danze latine 10 anni fa, però lui è un figlio d'arte perché i suoi Ah, genitori ok, sono infatti. ballerini di danza classica. I miei genitori fanno tutt'altro, però mia madre ha sempre avuto questa passione. Mio padre è proprio lontanissimo dal ballo, cioè lui e il ballo sono due cose L'arte parallele. ballo. Sì, esatto. Cioè, metti mio padre a ballare sembra veramente. Però all'inizio mio padre non appoggiava tanto perché comunque per lui lo sport era tutt'altro, per lui lo sport era volevo farmi fare tennis o calcio femminile. Qualsiasi cosa che sia, insomma, uno sport di squadra o comunque uno sport che potesse poi andare alle Olimpiadi, che potesse poi arrivare tanto in televisione. Però dopo ha cambiato idea in quanto ha visto il talento, ha visto comunque il percorso in salita e ha iniziato ad andarne fiero di questa cosa qua. Invece mia madre mi ha sempre
sempre seguita, sempre appoggiata, tantissimi sacrifici perché comunque la danza sportiva è molto molto costosa e anche a livello di tempo impegna tantissimo tempo rispetto ad altri sport. Purtroppo in Italia non è tanto diciamo conosciuta come altri sport perché arriva sempre prima il calcio, arriva sempre prima il nuoto, comunque sport che vanno alle Olimpiadi, quando la danza sportiva diciamo che di sacrifici forse ne impegna il doppio rispetto ad altri sport che vediamo. E loro credevano che ce l'avevo talento, giusto? Sì, sì. Però mi hanno lasciato libero. Di scegliere. Sì, piano piano, prima volta io ho lasciato ballo, perché a me non interessa tanto, perché sempre loro ballano, anche io ballo e mi sono noioso un po'. E poi piano piano, quando sono conosciuto, ho realizzato che c'è il talento, potrei fare, e dopo continuo a ballare. Da piccolo è comunque il talento e la passione, è un po' la spinta dei genitori, è un po' il divertirsi, lo fai un po' come hobby, anche se io già a 8 anni ho intrapreso la carriera agonistica, quindi ho iniziato le gare. E dopodiché appunto diciamo che ha prevalso un po' la passione per questo sport. Attualmente oltre alla passione c'è altro, c'è molto altro, che è comunque il sacrificio del non spezzare una carriera che hai iniziato e sempre quella forza di volontà che tiri fuori per andare avanti, anche magari se le gare, ci sono periodi dove le gare ti vanno male, dove psicologicamente magari sei un po' giù e devi tirare fuori un po' di forza di volontà. E attualmente oltre alla passione, che comunque c'è sempre perché sennò avremmo smesso tanto tempo fa, c'è appunto questa forza di volontà, questo diciamo una sfida con se stesso, cioè ce la devo fare e non devo mai mollare, è una cosa che proprio ti imponi dentro. Certo. E quando diventi un insegnante, come attualmente lo siamo noi, devi comunque trasmettere questa cosa anche agli altri. Certo. E diventa molto più difficile. My motivation is my passion. È la passione. Uh-huh. Anche per lui è la passione. Sì, sì. La mia motivazione è la mia passione. È la Dance ABC Dance di Laura Uglio, che è una scuola fermata a Chivasso perché c'è da 30 e passa anni ormai, e ormai siamo diciamo i suoi assistenti, quindi comunque oltre ad essere degli agonisti che Laura prepara direttamente, noi a nostro turno prepariamo altri ragazzi e aiutiamo lei per quanto riguarda corsi, per quanto riguarda bambini o il percorso agonistico. Allora, questa è una storia che c'entra e non c'entra col ballo. Lui ha creato, perché lui oltre ad essere un ballerino ha la passione per i video, è un videomaker, okay. Sta imparando tantissime cose per quanto riguarda questo mondo e ha questa passione hai tantissime idee in testa e per cui se le scrive e crea questo diciamo risultato che è tutto nella sua testa che poi prende forma. Da questa fantasia è nato un personaggio turco un po' particolare che ha fatto diventare lui molto famoso, infatti sui social lui è molto seguito. Il mio paese. Sì, in Turchia, però attualmente lo stiamo facendo in Italia un po' come una serie. Perché questo personaggio ha iniziato con degli sketch molto brevi per arrivare adesso a fare proprio una vera serie con degli episodi e abbiamo cercato di mischiare anche il ballo, infatti abbiamo chiesto ai ragazzi della scuola se ci potevano dare una mano per dar forma a queste idee e anche agli altri ballerini che sono competitori come noi, Eric Testa e Federica Brezzo. E infatti loro sono i personaggi principali insieme a noi in questa serie e gli altri sono comunque di aiuto per creare qualcosa di unico, particolare. Quello che ci ha colpito di più è stata l'esperienza, oltre alle esperienze comunque agoniste di gare, perché noi attualmente siamo campioni turchi
andiamo a rappresentare la nazione sia ai mondiali che agli europei, quindi comunque siamo a un livello dove non devi mai deludere nessuno e ogni volta che vinci un titolo è bellissimo, Tanta soddisfazione. esatto, dopo tanti anni hai sempre comunque quell'emozione. Però io con lui ho provato tantissime emozioni quando siamo andati a far parte di Amici, quando ci hanno chiamato ad Amici a far parte del gruppo professionisti. È stata un'esperienza bellissima. In più è stato un po' diverso rispetto a quello che facciamo di solito, quindi credo che per tutte e due sia stata una delle esperienze più belle. Poi lui ha fatto anche Tu sì che vale, Sì, sì, che insieme vale, abbiamo sì. Ho fatto Romania's Got Talent. partecipato. È molto bene. Mi sono abituato. L'adrenalina forte, l'emozione, sì, quello Perché sì. io parlavo quando ero bambino, io parlavo sempre in fronte della camera. Io ho un tatuaggio con una parola che è la parola feelings, che in inglese significa sentimento, sensazione. E questa per me rappresenta proprio tutto, tutto, ed è anche una canzone che io adoro tantissimo. E ogni volta che io sento questa parola, ogni volta che la leggo su di me, penso a tutta la mia carriera e alle sensazioni che provo. Nothing is impossible. Niente è impossibile. È la frase che comunque ti ricorda un po' il tuo percorso. Sì, anche lui ce l'ha tatuata, Ok, quindi giusto per ricordarcelo sempre. Allora, la danza sportiva, praticamente noi abbiamo sempre, diciamo, un ballerino fisso, perché nella danza sportiva, nei due rami, danza latina e danza standard, si balla sempre con lo stesso cavaliere o con la stessa dama, rispetto ad altri magari generi dove si può cambiare. E quindi quando inizi la carriera con un ballerino o con una ballerina, inizi effettivamente una vita insieme, perché devi condividere tanto tempo, quindi anche a livello personale inizia a diventare Rapporto forte. un vivere in simbiosi, diciamo, un po' adattare la tua vita anche all'altra persona. E il sacrificio più grande forse nel nostro sport è che non sei mai da soli, ma che hai sempre una persona a cui ti devi adattare. E quindi non è facile, certe volte ci troviamo veramente a discutere, a litigare, tante volte sì, Vabbè, ci sta, è ci si vuole normale. bene, ogni tanto ci si odia Sì. è tutto, e condividiamo tutto, tutto quanto, quindi non è facile. L'unica importante cosa che ce l'abbiamo passione È la al passione che ci ballerino. unisce tanto, sì. Al ballerino.